E ci siamo, bentornati, nuovo appuntamento insieme, il ritorno di Massimo Barbetta insieme a noi, come stai? Mi Bene, grazie. Grazie mille fa dell'invito. un sacco piacere averti di nuovo insieme a noi, anche perché abbiamo già fatto qualche puntata insieme, potete poi trovarle, stiamo parlando ormai di 2 anni fa, però le potete anche trovare negli oltre 400 video che abbiamo a nostra disposizione, ma abbiamo pensato di fare questa puntata perché i discorsi che facevamo 2 anni fa insieme tornano prepotentemente di attualità. Quindi portali, barchi dimensionali, Stargate, wormhole, chiamateli come volete, ma l'esistenza di un'altra dimensione è appurata e potrebbe essere fisica e non solo. Ma ne parliamo insieme perché ultimamente vengono sempre più a galla questi discorsi. Molte puntate recenti che abbiamo fatto, ne abbiamo parlato anche nel Fuori Onda. Vuoi o non vuoi, si parla di Antico Egitto. E allora noi partiamo di qui, ma non solo, perché intanto diamo il bentornato anche a tutti i fedelissimi veterani, la cascata di Om in chat, anche gli abbonati e chi ha già approfittato per fare una donazione, grazie veramente di cuore per questa antivigilia di Capodanno per chi ci segue in diretta. Allora, Massimo, Stargate, Dimmi. Sì. barchi funzionali, da dove partiamo? Giustamente tu hai detto, io mi sono occupato di questa materia quasi per caso dall'Antico Egitto, però poi vedremo anche se avremo il tempo che riferimenti comuni, quasi in uno stesso modo in cui era stato organizzato concettualmente il discorso dagli Egizi, troviamo dei riferimenti comuni anche per esempio nel mondo ebraico, nel mondo arabo. E per esempio anche un po' in modo inaspettato sulle cosmologie degli Opi. E quindi abbiamo una oltre logicamente anche a quelle del mondo indù, che tramite i trattati multipli che sono stati fatti sui Vimana, danno delle indicazioni, grazie allo studio di David Davenport, molto precise. Ebbene, è chiaro che quando ci troviamo di fronte a una tale convergenza di fonti informative disperse sia da una parte all'altra dell'oceano, sia disperse in un ambito cronologico estremamente lungo, è chiaro che c'è da pensare che delle circostanze definite occasionali, casuali, occidentali, lasciano un po' il tempo che trovano, perché secondo me ci sono degli elementi comuni e probabilmente il fenomeno era molto reale, perché se più popoli in epoche diverse ne parlano, alcuni di questi, io stesso l'ho visto anche in Egitto, ma ripeto, anche gli arabi sono estremamente precisi in certe, diciamo, descrizioni, è chiaro che il fenomeno all'epoca era ben conosciuto e diciamo, anche le fonti informative erano estremamente dettagliate in questo senso. Assolutamente. E fra l'altro, spesso citiamo anche la filmografia, la cinematografia, quei film in cui vuoi o non vuoi, anche in tempi non sospetti, hanno raccontato delle cose che magari all'epoca ci hanno solo colpito, ma che poi, con il famoso senno di poi, cominciano a essere veramente fondamentali per le nostre ricerche libere. E allora parliamo anche un po' di questo film Stargate, vediamo poi anche in chat nei commenti chi l'ha visto, ma Sì. tanto vi consigliamo di vederlo se non avete ancora visto il film, però sarà importante ma non fondamentale, perché quello di cui parleremo attraverso questo film si può capire bene benissimo anche senza averlo visto. Partiamo da questo film e anche dalla prima visione che tu hai avuto di questo film, perché a me Sì. è un film Diciamo che complicato. all'epoca ero rimasto estasiato dagli effetti speciali e dall'ambito egizio. A quell'epoca non avevo affatto ancora tutti gli studi che poi avevo fatto avanti, portato avanti. Quindi devo dire che è stato un come ritornare indietro, per cui poi mi sono preso il DVD e l'ho analizzato molto precisamente perché dopo una prima visione di gradimento, come potrebbe essere per tutti gli spettatori, è chiaro che venendo a conoscenza di tutto il background culturale degli antichi egizi, è chiaro che uno ha la possibilità, se lo gode molto meglio, la possibilità di apprezzare tutta una serie di valenze che in una prima istanza ti erano sfuggite. E devo dire che
Apparentemente, a parte che i film di fantascienza ormai è risaputo, danno delle informazioni che divulgano un certo tipo di verità, magari non approfondita, però hanno la, diciamo, grossa possibilità di trincerarsi dietro il concetto che sono prodotti di fiction, cioè di narrative non reali. Quindi qui ha qualche dubbio, dice, ma guarda un po', questa cosa assomiglia tanto a una cosa di cui ho sentito parlare, di cui ho visto, ma sarà un film, magari non ci sono coincidenze. Invece, proprio perché è un film di fantascienza mescolato, mixato insieme ad altri particolari per esigenze scenografiche, tecnologiche, di effetti speciali, ci sono informazioni, informazioni che poi si rivelano interessanti. Devo dire che il film Stargate, io l'ho appurato in seguito alla visione che avevo effettuato in prima istanza, è stato, diciamo, assoldato dalla troupe cinematografica un egittologo professionista che si chiama Stuart Tyson Smith, che lavora per la Santa Barbara University in California. Quindi la troupe non ha dovuto neanche spostarsi più di tanto, perché da Hollywood sono andati a prenderselo abbastanza vicino, e che traspare anche alcune cose che lui mette in bocca a quello che è il suo riferimento, cioè il dottor Jackson, quello un po' raffreddato che soffre un po' di asma con gli occhialini piccoli, un po' saputello, diciamolo pure, giovane, ma da un po' come dire, ma chi è questo incompetente che ha tradotto i geroglifici? Lui invece tac 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 li traduce in un batter d'occhio. In realtà poi, se noi abbiamo la possibilità di vedere l'iscrizione che c'è sul coperchio dello Stargate, che lui un po', diciamo, con un po' di presunzione traduce in pochi secondi e dice: ma chi è che ha fatto questo ignorante di traduzione? Lui stesso non traduce, e questo per esigenze cinematografiche, parecchie informazioni che invece, andandola a ricercare, ecco, possiamo vederle in questo caso. Questa è la traduzione completa che ho fatto io, prendendo tutti i geroglifici presenti sull'iscrizione della lavagna, che era stata la trascrizione del coperchio dello Stargate, e vediamo che le informazioni sono molto, molto rilevanti. Perché se noi lo guardiamo, vi dico subito concretamente che cosa è il risultato che traduce Jackson rispetto a quello che invece è, diciamo, il vero testo della traduzione. Lui dice effettivamente anni 1 milione, e questo è vero. Questa cosa, che è scritta come R che bu, cioè in direzione dell'abisso celeste, non la traduce proprio, e dice: ma guarda un po' che caso. Poi dice: c'è il cielo, non traduce bene, vi erano un cielo e una terra straniera, e poi dice Ra, dio del cielo, e questo lo dice. Poi dice la seconda riga, lui dice sealed plus buried, che vuol dire sigillò e seppellì. In realtà lo vediamo che i termini sono vagamente simili, ma non proprio. Poi lui traduce un po' spocchiosamente for the eternity, lui traduce in for all time, e poi la terza e ultima riga traduce solo Stargate. Quindi vediamo che dice, meno male che lui è molto quello competente. In realtà, se noi vediamo cosa viene detto, vengono dette molte cose in direzione, per esempio, dell'abisso celeste, cioè R che esprime la bocca, quella su in alto, R che bu esprime il moto a luogo, la direzione verso. Il termine che bu è uno dei modi con cui gli egizi si riferivano al cielo. Gli egizi usavano molti termini per definire il cielo: un cielo vicino alla terra e un cielo lontano, che potremmo definire come abisso profondo, io ho tradotto così, ma direi che potrebbe essere un cielo lontano dalla terra. Quello che poi lui traduce come cielo, che io ho cerchiato nell'ellisse rossa, in realtà ci sono molte altre informazioni, perché oltre al geroglifico di cielo c'è anche quello di terra, e poi c'è anche il verbo essere, quindi vuol dire che c'è un cielo, una terra, e in questo cielo e questa terra, che non è la terra, è un pianeta, c'è Ra appunto dentro il disco luminoso. E guarda caso, questa è una cosa molto interessante, perché M Aton, cioè dentro il disco, è un qualche cosa che è come un inghippo che per molti egittologi cercano un po' di non considerarlo troppo, perché sarebbe dentro il disco. Però questo apre la stura a molti tipi di informazioni, anche per esempio del mondo greco, quando parlano per esempio di Horus, scusate, di Helios, il sole sul suo carro.
quasi che per espletare l'attività di illuminare la Terra, il Sole, in questo caso Helios greco, deve servirsi di un carro, come dire che quando non è sul carro, Helios non funziona. Guarda caso, questo concetto, Ra e Maton, cioè il disco solare dentro, cioè il dio Ra dentro il disco, è un qualche cosa che è molto radicato nel pensiero egiziano e che però molto spesso viene un po' tralasciato, intendendo qui due come sinonimi, ma sinonimi non sono. Poi cosa viene detto? Quindi che cosa abbiamo? Questo nella prima frase, viene detto che ha 1 milione di anni e diciamo che già di base. La traduzione italiana del film sbaglia perché considera il concetto di 1 milione come se fosse un dato cronologico, tant'è vero che traduce 1 milione di anni fa. In realtà il concetto di 1 milione di anni non è abbinato a un concetto cronologico, ma a un concetto spaziale, evidenziando, e questo è il concetto che abbiamo noi, per esempio, anche della realtà dello spazio-tempo, in cui ci sono gli anni luce, cioè un concetto di spazio strettamente abbinato a doppia mandata con un concetto di tempo. E così anche per gli egizi. Loro avevano delle valutazioni in senso cronologico, con delle date incredibilmente, direi mostruosamente corpose, che noi ci pensiamo minimamente neanche di sognarcele. Se noi pensiamo, per esempio, che il mondo Maya nelle antiche iscrizioni si arriva a pensare a 1 milione di anni, ci sono dei geroglifici che vengono considerati e sviluppati e definiti nel lessico egiziano dell'Antico Egitto, in cui si arriva alla fantasmagorica cifra di 1 miliardo di miliardi di anni. Ora, se è vero che in senso cronologico l'epoca del Big Bang viene fatta risalire circa 17 miliardi di anni fa, scusate, 13 miliardi di anni fa, è evidente che un concetto di 1 miliardo di miliardi di anni, che se loro l'avevano nel loro lessico, evidentemente lo concepivano e lo potevano usare, è evidente che questo concetto deve per forza essere abbinato, perlomeno anche, ma anche non solo, a un concetto cronologico e di spazio. Quindi ad 1 milione di anni in direzione dell'abisso profondo, come dire, dall'altra parte dell'universo, ci sta dicendo l'iscrizione, c'era un cielo e una terra straniera e il dio Ra in quel momento si trovava in quel pianeta. Quando, che cosa ha fatto? Lui stesso ha sigillato e chiuso. E l'ha chiuso per sempre, diciamo, la disattivazione dello Stargate. E questo è quello che poi viene scoperto nella trama del film, cioè c'è lo Stargate che deve essere riattivato e funzionale. Ma l'ultima parte, quella della terza riga in fondo, è molto chiara ed è incredibilmente sbalorditiva perché lascia addirittura il campo aperto a quella che sarà poi la serie televisiva di Stargate SG-1. Perché dice che cosa ha sigillato Ra quando si trovava dall'altra parte dell'universo, in questa terra, in questo pianeta non egiziano, quindi non terra? Ha sigillato la nostra porta delle sue porte delle stelle. Quindi automaticamente il fatto che viene definita Sbauf, cioè il secondo a destra, fa capire che di cancelli spazio-temporali già nel film. Non ce n'è solo uno, cioè non lavorano solo in bidimensionale, e questo lo troveremo anche, per esempio, nell'ambito ebraico e nell'ambito arabo. Queste porte non funzionano una per volta, perché una porta per volta, che poi diciamo porta, in realtà è un varco, è una soglia, non funziona da sola ed è logico, perché se deve aprire un canale, lo apre in entrata e lo apre in uscita, altrimenti la porta non si apre su nessuna cosa. E viene detto quindi che c'è un corridoio, un condotto tra la Terra e questo pianeta lontanissimo con cui poi si svolge la vicenda, ma ce ne sono anche altre porte delle stelle. Quindi ha sigillato la nostra. Lui praticamente chiudendo l'accesso ha bloccato l'accesso dalla Terra. Quindi quando viene mandata nel prosieguo del film la sonda, prima che andassero poi la spedizione dei Marines, e che la vedono seguire col radiotelescopio della localizzazione e finisce dall'altra parte dell'universo e poi fanno il viaggio, la spedizione dei Marines con Jackson e il colonnello O'Neill, con tutte le vicende che poi ne vengono fuori, non è che dice, oh ma guarda dove si va a finire, perché lo dice già l'iscrizione che c'è un pianeta
con una terra e un cielo, quindi con una sua potenziale atmosfera dall'altra parte dell'universo ad 1 milione di anni in direzione dello spazio profondo. Quindi l'iscrizione in 2 righe e mezzo ci dice mezza trama del film, basta tradurla. È chiaro che non è stata tradotta perché se uno avesse già detto guarda, c'è queste cose qui, uno dice allora toglie il suspense. E diciamo il climax delle emozioni della visione del film, perché te lo dicono già prima che cosa c'è, ma ripeto, c'è già nell'iscrizione queste cose. Allora, visto che siamo in diretta, sto sondando anche un po' gli umori, metteteceli anche nei commenti. La domanda più ricorrente è: questa iscrizione che abbiamo visto con relativa traduzione è reale, è verosimile? Da dove è tratta? Dove hanno trovato l'ispirazione? Si sono ispirati a qualcosa che hanno trovato? Certo. Allora, è chiaro che a questa domanda noi non possiamo dire se è autentica, perché se fosse autentica, vediamo cosa succede nella trama del film, perché chiaramente la requisiscono, la portano in una base sotterranea come molte altre cose negli Stati Uniti, quindi anche se fosse venuta fuori e fosse autentica, non lo sapremo mai da come fonti informative e divulgative. Diciamo che a parte forse una piccola imprecisione linguistica, una sua, diciamo, logicità e una sua coerenza lessicale, geroglifica con testi dell'antico regno, abbastanza verosimile. Questo è chiaro, potrebbe essere stato fatto a tavolino dal legittologo, Stuart Tyson Smith, che se è vero che si è curato la descrizione dei dialoghi, degli abiti, delle movenze, e potrebbe benissimo, e sicuramente secondo me l'ha fatto e ha coordinato, la creazione di questo testo. Quindi potrebbe essere un falso, ma attenzione, le cose che dice sono costruite pienamente con un qualche cosa che... Le cose che dice sono molto ispirate, molto aderenti a quelle che sono i testi principali della tradizione dell'antico Egitto, cioè i testi delle piramidi, i testi dei sarcofagi, il libro dei morti e soprattutto, ma veramente in maniera significativa, il libro di ciò che c'è nell'Amduat, cioè nel Duat, il libro coordinato a questo che è il libro delle 12 porte dell'Amduat. Quindi certe finezze, come poi vedremo anche, cioè magari non lo vedremo perché non stiamo analizzando il film, ma stiamo parlando degli Stargate in generale, anche nella descrizione di effetti speciali del film, ci sono delle immagini che sono liberamente ispirate a precise traduzioni appunto di questi testi. Come se uno vede il testo, lo dice al grafico che deve stilare gli effetti speciali e guarda caso viene fatto. Cioè troviamo delle frasi, dei pezzi di traduzione di questi testi che sono una proiezione delle immagini che vengono fatte vedere. E questo è chiaro che se una persona non ha un almeno basic, diciamo, knowledge, cioè conoscenza base di alcune conoscenze che avevano loro gli egizi quando parlavano del Dio Ra nel suo viaggio appunto nel Duat, è chiaro che certe cose ci si ferma soltanto all'apprezzamento degli effetti speciali, non si riesce a capire e a valorizzare invece quella che è la reale valenza di certe immagini che, ripeto, è la messa in immagine del testo. E anche quello è dovuto probabilmente allo stesso egittologo. Se parliamo un attimo, questo visto che mi hai dato il là sulla problematica dei film di fantascienza, un altro film di fantascienza che è diventato un cult movie molto importante, che è Contact, ha innanzitutto è quello che insieme a Stargate per molti anni è stato la raffigurazione concreta del passaggio all'interno di un wormhole, cioè in un corridoio, un condotto spazio-temporale. Ebbene, in questo film noi vediamo che Jodie Foster, inserita appunto in questa specie di dodecaedro, e non entriamo nei valori simbolici molto precisi di questa struttura simile a una sfera che in realtà è un dodecaedro, fa un viaggio e fa un viaggio in 3 puntate, in 3 parti. Ne fa una prima parte dove viene proiettata, diciamo, vicino a Vega, perché tutti pensano...
Perché devo dire che anche il film Contact, a differenza del film Stargate, che è molto esplicito, chiaro, definitivo, già in tutto quello che dice, a parte la traduzione, ma ripeto, sono esigenze cinematografiche per non scoprire la trama troppo presto, in Contact devo dire che ci sono delle immagini e delle valorizzazioni che ci vuole un pochino di acume, di attenzione per recepirle, perché qualche volta mi sono confrontato anche in periodi passati, con certe situazioni, con persone che avevano visto il film e che non avevano capito molto, forse per una visione superficiale, perché dicono: oh, guarda, hai ricevuto un segnale in radiofrequenza con i radiotelescopi da Arecibo, riferito a, in realtà poi quello che riceve quando lei è sulle parabole Socorro nel New Mexico. E riceve questo segnale in radiofrequenza da Vega e tutti a dire: ah, guarda, allora gli alieni vengono da Vega. No, gli alieni non vengono da Vega perché su Vega, sia come dice il film, che è preso un adattamento cinematografico del bellissimo libro omonimo Contact di Carl Sagan, su Vega c'è soltanto una enorme stazione trasmittente e ricevente di parabole che prendono tutti i segnali dalla galassia nostra, ma probabilmente anche da altre, e le ridirigono verso altri luoghi del cielo. Quindi il segnale che viene ricevuto viene da Vega, ma su Vega non c'è nulla. E poi da lì parte un secondo corridoio, un secondo condotto spazio-temporale che va verso un pianeta che Jodie Foster definisce: oh, guarda, un sistema binario, non un sistema ternario, non un sistema quaternario, perché ci sono quattro stelle, che ha delle valorizzazioni e degli aspetti molto simili a quelli che la tradizione ci riferisce essere Atlantide. E quindi questo crea, appunto, per chi ha la capacità o ha avuto la fortuna di fare certi approfondimenti in più discipline, la seconda tappa del film Contact, il secondo passaggio, finisce su un posto che ha molte caratteristiche simili a Stargate. Ma non è finito il viaggio, perché da lì ne inizia un terzo, e un terzo va a destinazione quando poi incontra l'alieno che prende le sembianze del padre per rendere a lei meno traumatico l'incontro, e c'è un dialogo che è veramente una poesia allo stato puro, che è veramente magnifico. Ebbene, quindi abbiamo visto che nel film Contact ci sono tre corridoi spazi-temporali, ma guarda la combinazione, ma guarda il caso, quando viene parlato, cioè quando si parla nell'antico Egitto, al termine del Duat si trovava questo corridoio, questo condotto che viene definito con un termine molto preciso, ci sono tre corridoi, tre condotti spazio-temporali. Io non lo so se i soggettisti di Contact erano a conoscenza di questo, probabilmente no, probabilmente è solo una circostanza fortuita e fortunata. Però, guarda caso, si parla per esempio anche nella mitologia degli Hopi, quando una parte di una popolazione di uomini, in conseguenza di condizioni sociali, ambientali, politiche, che erano cambiate, che vanno all'interno, presi da una specie di Moshiach, cioè una specie di messia, che raduna una parte del popolo e organizza una specie di esodo. E questo esodo viene effettuato attraverso un cosiddetto, secondo la mitologia degli Hopi, canale giunto. E ci sono tre giunzioni, perché questa cosa, e lo vediamo anche in ambito egizio, e anche lì è molto bello, e crea anche delle valorizzazioni sull'autenticità del messaggio che viene detto. Quello che viene descritto da queste antiche popolazioni per descrivere un qualche cosa che loro l'avevano saputo, non intendiamo a cercare di capire da chi o come l'avevano saputo, ma l'avevano saputo. E siccome non lo vedevano, dovevano descrivere dei particolari per similitudine, per analogia, ed erano analogie della natura, di qualche cosa che loro erano, diciamo, in contatto, con cui vedevano tranquillamente. Quindi il giunco, la canna, noi sappiamo che ha un canale di accrescimento, sviluppa poi una chiusura e fa un altro pezzo. Ebbene, che questo crea poi l'accrescimento della canna giunco. Ebbene, viene detto che ci sono tre giunzioni di canale giunco, e alla quarta si arriva a destinazione, si arriva al quarto mondo, che per gli Hopi era Sipapuni, che è la nostra terra. Ma guarda caso, anche lì ci sono tre corridoi, tre condotti. Quindi lo dicevano
l'abbiamo detto forse casualmente, il film Contact, lo dicevano gli egizi e lo dicevano gli Hopi, ma guarda caso, opposte lati dell'oceano, periodi storici e cronologici diversi, ma guarda caso c'è una similitudine, c'è una convergenza di idee. E anche questo è sicuramente significativo e importante. Leggo anche una domanda di Eine, molto molto pertinente con quanto stiamo raccontando, perché si parla di tecnologie, ma non solo. La domanda è questa qua. Oltre agli Stargate artificiali costruiti da qualcuno, esistono anche gli Stargate naturali o wormhole? Benissimo, guarda, ma manco a farla apposta, questa è una domanda che mi piace pazzescamente. Perché secondo me, e ci sono anche delle coerenze interne nell'antica letteratura, e guarda caso viene confermato anche dal film Contact, ma uno dice, ma guarda le combinazioni. Quando Jodie Foster parla con l'alieno che ha preso le sembianze del padre e gli chiede informazioni su questi corridoi, questo gli dice è frutto di una popolazione di qualcuno che li ha creati prima di noi. Noi non ne sappiamo niente, li abbiamo solo usati. E questo è successo e dice billions of years, che la traduzione infelicemente, perché quando si deve parlare di certe cose, più si accartoccia il dato temporale, meglio è, viene tradotto come milioni di anni, ma billion vuol dire miliardi di anni. Quindi nel film Contact viene detto che questa tecnologia dell'esistenza o dello sfruttamento di questi condotti è vecchia di miliardi di anni e la popolazione, e quindi lo potremmo dedurre concretamente anche da quello che ci dicono i testi egizi, quando il dio Ra usava questi corridoi, questi condotti, che vengono descritti con una metodica, una precisione, una funzione di utilizzo molto precisa, secondo me danno per scontato che c'erano già, probabilmente erano wormhole naturali, perché alla base, secondo me, dell'astrofisica costitutiva dell'universo non si può escludere che questi corridoi con queste porte di accesso sia un dato quasi naturale, che quindi la diciamo, tecnologia riesce a servirsene, chiaramente conoscendone i pregi e i difetti, caratteristiche positive ed effetti collaterali nel passare attraverso un wormhole, però è presumibile che ci fossero già e che ci siano tuttora. Questo peraltro non esclude, e qui finisco la domanda, che grazie a tecnologie particolarmente avanzate in possesso di queste antiche civiltà in comunicazione magari con esseri di altri mondi, e non è neanche da escludere che la nostra tecnologia, seppure timidamente, sia riuscita a crearne degli altri, possano anche essere artificiali, ma concretamente, direi, da come vedo le descrizioni, da come ho letto le descrizioni, non dice che apre questa parola il dio Ra quando passa attraverso, la apre all'inizio per uscire dall'attrazione gravitazionale del sistema solare. Poi imbocca successivamente questi corridoi, che guarda caso sono tre, come dicevo prima, e non è che li apre, ci va dentro perché evidentemente, come ripeto, c'erano già da prima e la loro tecnologia superiore sapeva dove erano, come funzionavano e come poterli usare. Anche perché più ci pensate, anzi se vi va poi anche nei commenti sbizzarritevi, più ci pensate, più questi elementi compaiono in numerosi videogiochi, serie TV, film Marvel. Quindi questa cosa dei passaggio, degli Stargate, del Tesseract, cioè, chiamatelo come vi pare, ma compare veramente in tanti, 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 tanti film, cartoni, serie TV, videogiochi. E non solo. E quindi è uno di quegli elementi cui, sempre facendo finta che ci chiediamo, ma se ci fosse un inventore, qualcuno che di sana pianta la
inventato perché se l'è sognato, non voglio aprire poi in realtà il sogno perché anche lì finiamo in un'altra puntata sul sogno, ma se qualcuno se l'ha inventato di sana pianta, ma andrà a chiedere i diritti o forse è una conoscenza che appartiene a tutti, quindi si attinge esatto. alla cache o è atavica all'interno di ognuno di noi? Sì, ti dicevo, è quello che confermavo prima, secondo me la tecnologia li sfrutta. Ma l'esistenza di questi, almeno secondo me, ci sono questi corridoi da sempre in certi posti. E come per esempio, non so, uno deve andare da Milano a Roma e prende l'autostrada. Poi l'ultimo pezzo esce dal casello e lo fa a velocità normale, in un certo modo concreto, diciamo così, molto esemplificativamente, molto in ambito divulgativo. Però l'autostrada, secondo me, c'era già da prima. È chiaro, bisogna sapere dove si prende, dove si imbocca, dove si prende il biglietto per il casello di entrata e dove si prende il casello di uscita, però presumibilmente c'erano già. E questa parola, devo dire che io stesso non ho capito tanto, perché se si va a vedere il termine geroglifico egizio che veniva usato per la descrizione di questo corridoio, di questo canale, e che per esempio troviamo anche un nome particolare anche nel Corano che usavano gli arabi. Nell'ambito ebraico invece viene data priorità a chiamare le porte di accesso, non viene chiamato questo corridoio, questo condotto, e idem avviene in ambito indù. Anche se è chiaro che se c'è una porta d'ingresso, una porta d'uscita, c'è un canale che li mette in comunicazione. Però sia gli arabi che gli egizi lo chiamano in un modo preciso. Ora, mi sono chiesto perché gli egittologi sistematicamente non traducono correttamente questo termine. Perché questo termine è scritto QRRT, per fonetizzarlo, perché chiaramente noi attualmente sappiamo la fonetizzazione delle consonanti nei geroglifici, quella delle vocali no. E quindi potrebbe essere pronunciato Kert mettendo delle E, per esempio come fa la scuola egittologica inglese, o poteva essere pronunciato con una doppia E, Kerert, come fa la scuola egittologica francese. In realtà non lo sappiamo. Noi sappiamo solo che erano QRR. Tra l'altro, di questi, e anche questo è bellissima questa faccenda qui, perché talora questa parola, questo QRR, veniva scritto con alcuni simboli, ma senza una desinenza, la T finale. La T è una desinenza spesso abbinata al femminile, che talora c'è, talora non c'è. Quasi da pensare, e questa è una connotazione che è ancora molto, secondo me, ancora in nuce, tale da non poterla ancora dire chiaramente, ma come se ci fossero un corridoio di tipo maschile, che avesse certe sue caratteristiche, e un corridoio di tipo femminile, quasi a pensare che, e questo fanno gli arabi, e quindi vediamo come l'interfacciamento è molto preciso, quali le caratteristiche di un corridoio che fa andare in entrata abbia delle caratteristiche, quindi anche dei nomi diversi da un corridoio che fa tornare, perché gli arabi li chiamano in modo diverso, ma mentre gli egizi aggiungono o tolgono una T, cioè se magari è senza la T è un corridoio di uscita e con la T è un corridoio di entrata, nel Corano apprendiamo come questi corridoi si chiamano in modo diverso, addirittura concretamente se è un viaggio di entrata o un viaggio di uscita. Il professor Seyal, che ha studiato in maniera molto dettagliata questi riferimenti dalle sure del Corano, ci dice che questi corridoi di entrata si chiamavano Maharishi e i corridoi di uscita si chiamavano Hubuk. Quindi due nomi diversi, ma non si limita a dire che le caratteristiche che avevano solo come nome. No, dice che la velocità all'interno del corridoio di entrata era maggiore di quella del corridoio di uscita e questo poteva causare che, e questo è stato confermato anche dall'astrofisica, seppur in continua evoluzione, che quando si dovesse transitare attraverso un wormhole non è detto che si debba finire nel corridoio di ritorno nel punto esatto cronologico, chiaramente spaziale sì, cronologico da cui si era partiti. Quindi
O quantomeno in certe circostanze, dice l'astrofisica, si potrebbe finire un po' più avanti, oppure indietro, o alcune ipotesi ancora molto più indietro nel tempo. E comunque questo fa capire che la struttura di questi Maharishi, di questi corridoi che ci dicono gli arabi, sono molto fissi, sono molto chiusi, determinati nello spazio-tempo e nella struttura del cosmo. Invece gli Hubuk avrebbero un assetto più fluttuante, cioè avrebbero la possibilità di avere un minimo di fluttuazione nel plasma cosmico. Quindi pensate quanto erano precisi queste descrizioni. Torniamo a dove eravamo arrivati, perché gli egittologi non traducono bene questa cosa. E io mi sono chiesto, o c'è da pensare bene o c'è da pensare male. Cioè, da pensare bene è, non sapevano letteralmente come tradurlo, perché c'è una chiave di lettura che consente di capire come dovrebbe essere tradotto. Chi invece pensa male dice che hanno capito benissimo com'era la struttura, ma parlarlo e tradurlo nel modo corretto avrebbero suscitato un vespaio di polemiche e una situazione assolutamente non controllabile, perché gli antichi egizi non potevano parlare di un corridoio che viaggia nel cielo e che consente di spostarsi da un luogo all'altro. A parte che magari quando l'hanno fatto non erano anche concepibili i viaggi celesti. Perché questo corridoio, questo QERT, che definisco così, QRR, prendiamo la desinenza femminile T, viene tradotto concretamente come caverna. E uno dice, ma scusa, ma stiamo parlando, io vi sto parlando in questo momento di un corridoio, come si fa a tradurre caverna? Anche perché è evidente dal tipo di contesto, quando lo troviamo molte volte. Per esempio, nella tomba di Ramses VI lo troviamo scritto molto bene, molto concretamente nel testo chiamato Libro della Terra, e nella descrizione del libro dell'Amduat lo troviamo molto spesso nelle tombe dei faraoni, tipo Amenofi II, oppure il grande Tutmosi III. Molto precisamente, questo termine veniva tradotto ed era nel contesto chiaramente celeste. Allora, se noi pensiamo al cielo come un qualche cosa che non ha limiti, non ha dimensioni, pensare a una caverna, quindi con una struttura solida, anche se lo spazio interno è più o meno irregolare, è assolutamente privo di qualsiasi logica e di qualsiasi concretezza di descrizione. Ma da dove viene questo errore? Per cui alla fine posso anche ipotizzare un errore a fin di bene da parte degli egittologi, dal termine di origine, perché il termine Kert, usato in questo contesto celeste, ha una sua matrice di origine terrestre, perché si rifà a quando il Nilo, per esempio, entra all'interno di zone cavernose. Con un decorso rapido, prende una certa velocità, fa un decorso tortuoso, fa delle curve, poi sbuca fuori e forma la caterata, cioè la cascata. Quindi è chiaro che in quelle circostanze si pensava da parte degli antichi egizi, ed era vero, che in quel luogo per gli egizi nascesse il Nilo stesso. E siccome il Nilo era un frutto degli dei, addirittura era personificato come una divinità, quei luoghi, quelle caverne, potevano essere l'origine del Nilo stesso. Però il concetto cardine non è focalizzato sulla caverna, ma è focalizzato sul Nilo. Perché, e qui ci sono poi degli altri egittologi che quando si parla di questo termine, recentemente hanno cambiato un po' idea e parlano dei Kert come dei corridoi che mettono in comunicazione lo spazio profondo del Nu, cioè l'abisso cosmico entro cui c'era il luogo da cui provenivano realmente i Neteru, cioè gli dei dell'antico Egitto, con la terra, quindi una funzione quasi di acquedotto virtuale. Quindi in realtà quello che focalizza è uno spazio, diciamo, stretto, tortuoso, in cui scorre dell'acqua, che è il punto cardine della situazione, perché è qui che si fa il discorso del Kert, è un corridoio, un condotto, una condotta in cui scorre dell'acqua. E questo è il concetto che è alla base di come ci viene raffigurato molte volte il Kert all'interno delle fonti egizie. Lo raffigurano come un corridoio su cui c'è dell'acqua, su cui si sposta la barca di Ra. Non ce n'è molta, ma nei canali non ce n'è molta in generale. Tant'è vero che poi molte volte, proprio sia nel libro della Terra, sia nel libro dell'Amduat, soprattutto dalla dodicesima ora,
ci viene detto espressamente che la barca di Ra è dentro il canale, e dentro il canale, e si sta parlando di una localizzazione celeste, in cui c'è dell'acqua, perché logicamente, siccome loro pensavano che la barca di Ra si muovesse nel cielo, funzionalmente dovevano collegarlo a un substrato acquatico su cui la barca si potesse muovere. Quindi sono descrizioni estremamente precise in cui gli stessi egizi ci dicono che la barca di Ra, quando entra dentro il Kerd, è dentro un canale fatto con dell'acqua da un calibro e una dimensione ridotta. Quindi oggettivamente è un concetto difficile, però fin quando il termine Kerd viene tradotto come caverna, direi che proprio siamo completamente fuori strada. Ora, mentre tu parlavi anche del Nilo e di questa sua origine, ho proprio avuto un parallelismo con l'origine del fiume Gange e con l'Himalaya, che alcuni raccontano come l'origine di questo fiume non sia terrestre, quindi abbia origine in un altro posto per poi arrivare anche sulla Terra. E l'origine anche proprio con il mondo indù e con i Vimana si sprecano, al punto che abbiamo Certo, fatto delle puntate insieme. sì. Vi invito a rivedere anche le puntate sulle mappe stellari, però ve ne cito una: queste mappe stellari, mappe del cielo con proprio la scritta Vimana Passage, quindi il passaggio dei Esatto. Vimana. Esatto, e questo è grazie al lavoro di David Davenport, che è stato divulgato da Enrico Baccarini e poi anche da altri autori. È sicuramente una pietra miliare perché vengono anche pubblicati il diario, dove dice espressamente che ha trovato le coordinate dei condotti spaziali. È così che li chiama nel suo diario David Davenport. E qui siamo a un'ennesima dimostrazione che dopo aver parlato di egizi troviamo anche nel mondo indù questi condotti spaziali e trova anche le coordinate, ne trova due di questi Vimana Passage, di questi passaggio per i Vimana. Ebbene, sembra incredibile, ma per gli antichi egizi il luogo che per David Davenport è il punto di uscita di questo passaggio per i Vimana è situato in una zona di cielo molto precisa, che è la stessa che corrisponde a come veniva identificata dagli egizi un luogo molto rilevante del cielo che loro abbinavano al Nu, cioè il luogo da cui era posta, in cui era posta la patria degli dei. E guarda caso, incredibilmente, certe informazioni di questo tipo, seppure devono essere un po' decrittate, le troviamo anche nel mondo ebraico. Quindi, quando troviamo, che peraltro parla, come dicevo prima, non espressamente dei corridoi, ma parte delle porte d'ingresso e delle porte di uscita. Per esempio, le troviamo nel famoso Salmo 24 e soprattutto anche nel Salmo 118, versetti 19 e 20, dove dice molto chiaramente che c'è un corridoio di entrata e un corridoio di uscita molto preciso. Ebbene, questo luogo che viene, diciamo, un po' frettolosamente identificato con le Pleiadi, compare anche in alcune raffigurazioni, cioè in moltissime raffigurazioni di sigilli sumeri, dove vediamo che diciamo, scene istoriate a scopo, diciamo, amministrativo, oppure religioso, oppure di incoronazione di piccole nobiltà locali, viene raffigurato quello che è uno dei simboli tipici della divinità di questi popoli, segnatamente il disco alato. Ebbene, il disco alato viene posto nella parte alta del sigillo, come dire, e qui lo sappiamo tutti, che la divinità è abbinata a una localizzazione e quindi di riflesso a un posto del cielo. Ma che cosa c'è che identifica molto chiaramente questi sigilli sumeri in questo senso? È che troviamo a sinistra del disco alato la raffigurazione delle Pleiadi. Quindi, evidentemente, questo luogo del cielo che abbiamo trovato nel mondo egizio, che abbiamo trovato grazie a un'analisi molto precisa e relativamente faticosa che ho fatto traendone informazioni dal libro di Giobbe, il versetto 38-31, e soprattutto anche dall'ambito indù,
che c'era una, quindi di riflesso anche in quello sumero-babilonese, questo luogo del cielo era vicino alle Pleiadi, ma era ad est delle Pleiadi. Non posso dirvi di quanto fosse ad est, 3, 4, 5 gradi, poteva essere anche a nord-est o a sud-est. E non lo sappiamo perché se vediamo tutta l'incredibile quantità di sigilli e soprattutto anche i grafici egizi, il fatto stesso che siccome questo luogo era perso nello spazio profondo, come diceva l'iscrizione nello Stargate, a 1 milione di anni R che bu, cioè verso lo spazio profondo, gli esseri della Terra, qualsiasi popolo fosse, non lo vedevano perché c'era il buio, perché era troppo lontano questo luogo. E quindi che cosa c'era come punto di riferimento astronomico? Le Pleiadi. E dicevano: guardate, questo luogo, probabilmente chi era interessato glielo diceva, è situato a destra, quantomeno ad est delle Pleiadi. Ma uno dice: ma lì non c'è niente. Dice: vabbè, guarda, ognuno lo mette dove vuole, lo possiamo mettere un po' più in su, un po' più in giù, alla stessa altezza. Però, se noi guardiamo anche lì, quanto queste informazioni collimino alla perfezione tra di loro, cioè ebrei, egizi e anche indù, noi vediamo che questo foro di uscita, questa porta di uscita, Beeman Passage, che potremmo essere astronavi di Ra, come abbiamo visto nell'iscrizione dello Stargate, Ra Ematon, cioè Ra nel suo disco, inteso come veicolo, la porta d'ingresso era in un luogo situato ad est, Davenport lo mette a sud-est delle Pleiadi, i sigilli sumeri qualche volta lo mettono alla stessa altezza, le fonti egizie invece qualche volta lo mettono anche a nord-est. Ma il concetto cardine che era vicino alle Pleiadi, ma non corrispondente alle Pleiadi. Tant'è vero che quando io ho avuto modo di parlare anche con Enzo Braschi, che diceva anche lui che secondo la mitologia dei nativi americani, diciamo, i loro antenati e i loro dei venivano dalle Pleiadi, io stesso gli ho chiesto: ma siamo sicuri che venisse dalle Pleiadi o da un posto vicino? E lui mi ha detto: guarda, gli antichi nativi dicono che venissero dalle Pleiadi, poi se chiaramente era un posto vicino o meno non siamo in grado di dirlo. È chiaro che poi queste informazioni nel corso del tempo, passandosi probabilmente in forma orale da un sacerdote a un altro, è chiaro che alla fine hanno detto: guarda, i nostri antenati vengono da lì. E uno diceva magari: ma lì non c'è niente, c'è il buio. Però dice: guarda, lì poco a sinistra, cioè un poco a ovest, ci sono le Pleiadi. Vabbè, guarda, facciamo che come punto di riferimento venivano da lì, così almeno tagliamo la testa al toro e diamo una collocazione ben precisa. Quindi anche questo non posso definirlo un errore, una piccola imprecisione, ma ampiamente e corposamente giustificata. Assolutamente sì, così salutiamo anche Enzo Braschi che trovate anche nelle nostre playlist delle puntate precedenti e poi con la citazione che anche tu hai fatto proprio della Bibbia facciamo anche un omaggio a chi ci ha presentati perché ci ha presentato Biglino, visto che abbiamo questo amico in comune, lui parlava di questo Kavod che aveva questo ingresso in un portale, si aprivano le porte, le Olam, quindi in un luogo sconosciuto, quindi anche lì proprio Biglino stesso ci racconta E di anche lì questi. è interessante, anche nella Bibbia, soprattutto nel Salmo 24, che io ho avuto diciamo, la fortuna di analizzare, mi sono subito confrontato con Mauro Biglino chiedendo il suo parere dal punto di vista formale, lessicale, grammaticale, per avere una conferma di quello che potevo aver intuito. Le porte di questi due condotti in ambito ebraico, ma guarda caso, come gli arabi, sono definite in ebraico in termini diversi. Cioè la porta d'ingresso viene definita come il termine standard per cui gli ebrei identificano il varco, la soglia, che è shar, in questo caso plurale, sharib, essendo un maschile plurale. Le porte lontane non vengono definite come shar, vengono definite petachim dal verbo patach, che vuol dire aprire. Quindi è una forma sostantivata che significa aperture. Quindi le prime, quelle più vicine alla terra, le porte di entrata le chiamavano sharim, varchi, soglie. Le porte di uscita le chiamavano petachim, aperture. E aperture, olam.
aperture verso qualcosa di nascosto, di conosciuto. E il concetto di Olam, di cui ha parlato molto spesso anche Mauro, è un qualche cosa che è molto rilevante anche in senso astronomico e in senso anche antropologico, perché chi ha sentito Mauro Biglino sicuramente avrà sentito molte volte il concetto giusto che lui dice che Olam non vuol dire un concetto cronologico di sempre. Ed è confermato dagli stessi ebrei, perché quando noi vediamo quelli che sono i cardini dei valori mistici dell'ebraismo, loro identificano il mondo in cui si vive adesso, inteso come realtà cosmologica, antropologica, planetaria, lo chiamano Olam Hazeh, che in ebraico vuol dire questo mondo, cioè il mondo in cui viviamo noi. E parlavano del concetto del mondo che verrà, di un altro mondo dove ci saranno gli tzadikim, cioè i saggi, i beati, i giustificati, per dirla con un termine greco, beati e giustificati in ambito egizio, erano Olam Hazeh, cioè scusate, Olam Haba, il mondo che verrà. D'altro canto, proprio nella costituzione cosmologica più pura dell'ebraismo, noi sappiamo che gli ebrei avevano anche una specie di compito morale di continuare a correggere gli eventuali errori che nel mondo si vengono a creare a 360 gradi, e lo chiamavano questo mondo della correzione, della riparazione di un errore cosmogonico, lo chiamavano Olam HaTikkun, il mondo della riparazione. Quindi abbiamo tre casi, ma evidentissimi, in cui Olam vuol dire mondo, cosmo, pianeta, quindi conferma quello che dice Mauro, che non ha per niente nessun riferimento cronologico. Quindi è un qualche cosa di molto correttivo in questo senso, tant'è vero che poi gli stessi ebrei, nelle tradizioni tipiche loro dello Zohar e del Bahir, cioè i libri sapienziali per definizione, ci esistono anche la forma plurale. Cioè, se Olam volesse dire sempre, non avrebbe possibilità di utilizzare il termine i sempre, perché in sempre al singolare c'è già compreso tutto quanto. Ma noi abbiamo molte volte il termine Olamim, che significa i mondi, e che richiama anche la tradizione del Corano, dove parla che Allah è Malik Olamim, cioè Malik è la radice di mondo, re, governante, re dei mondi, Olamim. E addirittura ancora di più, e qui è di nuovo un'altra cosa stupefacente che richiama di nuovo il tema del maschile e femminile, esiste la dizione Olamot, i mondi al femminile. Quindi non solo non è uno solo, sempre come dice giustamente Mauro, ma abbiamo i mondi Olamim al maschile e i mondi al femminile Olamot. Quindi la possibilità di interagire tra lo yin e lo yang alle estreme conseguenze della creazione universale. Quindi è qualcosa dove il maschile e il femminile sono addirittura concepiti nel stesso concetto di universo. Meravigliosa questa sera, Massimo. Stiamo veramente unendo dei puntini. Mi spiace per Cicap e compagni, ma signori miei, la realtà, anche quella di Zaki Awas, comincia a essere non difendibile, comincia a essere ridicola. Quindi cominciano a essere veramente. Poi, se vogliamo fare finta, allora cioè, devono essere loro a fare finta Certo. per quello che fanno passare a scuola sia la verità. Perché se tutte le culture, basta veramente, c'è cioè questa idea di separazione dei popoli divisi, ma se hanno gli stessi concetti, se hanno le Esatto. stesse tecnologie, poi mi ha colpito tanto quella frase, così ci uniamo anche a Corrado Malanga, che racconta spesso di un qualcuno a cui chiede, ma tu quella tecnologia fa, io non lo so, mi è stata data, non l'ho creata questa tecnologia. Quindi questo concetto di chi usa un qualcosa ma non l'ha creato è veramente comune a tanti, tanti, tanti ricercatori che prendendo le strade più disparate, più diverse, degli angoli del mondo più diversi, delle epoche più diverse, insomma, signori, il dado è tratto, no? 1500 Certo. indizi, direi che cominciano a fare una prova, no? Esatto, è più di una prova anche.
Ecco, così che sempre sul portale dimensionale, noi diamo per scontato che stiamo parlando di dimensioni, materiali, fisiche, ma why not? Perché non allargare anche il concetto a qualche cancello, passaggio, stargate che abbia a che fare con un qualcosa che di materiale tangibile non è, ma che esiste e di cui ne possiamo sicuramente interpretare quantomeno gli effetti, no? Un po' come si fa con Certo, Dune. il mondo dei morti in generale e delle anime, sia in ambito egizio che in ambito ebraico, è molto diffuso e diciamo, il passaggio per andare nei cosiddetti Sekhte Yar, cioè i campi delle canne, i campi dei giunchi, in cui l'anima del defunto egizio, una volta che è diventato Maacheru, cioè giustificato, cioè colui che è diventato in simbiosi con Maat, la dea del cosmo, la dea dell'armonia delle sfere, è condiviso anche in ambito ebraico con le anime degli tzadikim, che si spostano sia le anime, gli spiriti degli antichi egizi, in questo caso dei defunti, ma come dicevi giustamente, nulla vieta di pensare anche agli spiriti, alle anime da vivi, si spostano e vanno in un altro luogo, in questo caso sugli ebrei è il cosiddetto Gan Eden celeste, perché voi sapete che Gan e Eden sarebbe il cosiddetto paradiso, dove Gan vuol dire giardino recintato o frutteto recintato e Eden sarebbe la localizzazione di questo luogo. Ma il Gan Eden, c'era un Gan Eden terrestre e un Gan Eden nel cielo. Ebbene, veniva detto nell'Antico Testamento e anche nella tradizione, come dicevo prima, Zohar, Bahir e Talmud, che le anime degli tzadikim, una volta trapassato, abbandonato il corpo, si recavano e raggiungevano il Gan Eden celeste attraverso un artificio che loro identificano come una specie di Hammud, cioè come pilastro cavo all'interno, ma che sostanzialmente ha di nuovo la struttura di un corridoio, di un condotto che mette in comunicazione un luogo vicino alla terra dove questi tzadikim, questi beati, questi spiriti puri, lasciano il loro corpo e raggiungono questo luogo del cielo, anche lì molto ben identificato spazialmente, come dicevo prima, grazie a una lettura precisa di Giobbe 38-31, che identifica appunto questo luogo. E quindi sia, come dicevamo prima, in forma fisica, coi Kert, sia in forma spirituale, sia essa animica, da vivo o soprattutto animica, una volta abbandonato il corpo, si servivano per spostarsi da un luogo all'altro di costituenti comuni e condivisi. C'è un qualche cosa che è fatto come un corridoio, come un condotto che fa trasportare metaforicamente o metafisicamente da un luogo a un altro. Assolutamente, così guarda, ne approfitto perché visto che parliamo anche di un qualcosa che tangibile non è, io vedo che l'argomento degli egizi prende tanto anche l'inconscio. Io vedo veramente le persone più disparate di ogni estrazione sociale, di ogni livello culturale, che escono per esempio da un tatuatore con un qualcosa di egizio tatuato. Io dico, bello, ma sai cos'è? No, mi piaceva, mi attira, mi È risuona. vero, è Quindi vero. Questo potrebbe ascendere a un qualche cosa di inconscio collettivo, direbbero gli studiosi di psicanalisi, cioè un qualche cosa che evoca dei simboli di una civiltà carica di conoscenze, carica di mistero, che sorpassa la volontà razionale. Uno dice, per esempio, mi faccio un occhio di Horus, perché? Perché è bello, perché mi piace, perché poi è egizio. Quindi è un qualche cosa di magico che evoca, e si spera in chi si fa il tatuaggio, degli influssi positivi che possano focalizzare, che ti possano far riconoscere verso degli ideali cultori della cultura egizia terrestre e chissà, magari anche qualche cosa di non terrestre, quasi che fosse una specie di passaporto, di carta d'identità, come dire io. Pur non sapendolo, ho una condivisione di certi valori e certi ideali della cultura egizia.
Ecco, guarda, visto che l'hai citato, io lo cito spesso anche l'occhio di Ra, l'occhio di Horus, l'occhio nel triangolo. Ci puoi raccontare qualcosa in più? Che io lo paragono spesso alla pineale, alla visione, al terzo occhio, l'occhio nel triangolo, appunto. Sì, allora, molto succintamente perché è un argomento questo devastante come quantità di cose che vengono fuori. Molto brevemente ti dirò che c'è, e questo è di nuovo un'altra cosa spaventitiva, in una tomba egizia di periodo romano, che si chiamava appunto Petosiris e il suo proprietario, viene raffigurato proprio in quell'identico punto del cielo che abbiamo detto essere su tutte le altre civiltà, raffigurano tra la costellazione del Toro e dell'Ariete, quindi in questo caso sempre ad est delle Pleiadi, una figura a mezzo busto che ha sulla testa, come se fosse un cappello totemico, l'occhio di Horus. Quindi vuol dire che l'occhio di Horus, come simbolo della divinità, era collocato persino in epoca romana, perché questa tomba risale circa tra il 30 e il 40 d.C., ancora gli egizi collocavano l'occhio di Horus nel cielo. L'occhio di Horus ha dei valori numerici, noi sappiamo che le sue singole parti esprimono le frazioni e l'insieme crea l'unità. Quindi è un qualche cosa che fa capire come a livello, diciamo, cosmologico il piccolo, diciamo, la piccola quantità, se messa insieme ad altre piccole, crea l'unità, crea la cosa completa. Quindi già questo ha delle notevoli valenze. Per quello che riguarda l'occhio, occorre sapere che in ambito del lessico egiziano, l'occhio in generale ha funzioni creative perché esprime il verbo ir, che vuol dire to make, to do. Cioè, quando gli egiziani dicevano io faccio qualsiasi cosa, sia essa fisica, sia essa immateriale o astratta, loro identificavano un occhio. Quindi vuol dire che l'occhio ha capacità creative e ci sono antiche leggende in cui Ra, tramite il suo occhio, riesce a creare l'umanità. E ci sono dei bei giochi di parole perché, per esempio, gli uomini, Remt, ha la stessa quasi costitutiva, geroglifica di Remite, le lacrime che nascono dall'occhio. Quindi il pianto dell'occhio di Horus, l'occhio di Ra, che è triste perché è triste che crede di aver perso i suoi figli Shu e Tefnut diciamo, nell'ambito dello spazio profondo, che cosa fa? Manda l'occhio di Horus e l'occhio di Horus alla fine non riesce a trovarli perché loro chiaramente fanno un'altra strada e ritornano e alla fine le lacrime creano l'uomo, quindi un prodotto fisicamente dell'occhio di Horus, dell'occhio di Ra, ha creato l'umanità. Quindi di nuovo le piccole cose che si mettono insieme fanno questo puzzle, questo collage per creare qualcosa di grande. Sul discorso ghiandola pineale è un discorso che a volte ho sentito un egittologo che diceva quando io ho fatto un breve accenno sull'utilizzo dell'ANC e sull'utilizzo di attivazione dell'ipofisi o dell'ipotalamo, o magari proprio dell'epifisi, cioè del terzo occhio, come produttore di melatonina, e diceva che erano cose un po' campate per aria, nel senso è chiaro che non possiamo essere sicuri di questo. Però se noi vediamo come gli dèi fanno, noi sappiamo come gli dèi di solito vengono raffigurati nell'antico Egitto in tutte le diciamo, raffigurazioni che ci sono pervenute su templi o tombe, portano l'Ankh in posizione di riposo sull'occhiello, come se fosse messo così. Questa è la posizione di riposo, quando l'Ankh non è lavoro attivato, perché poi quando viene attivato in funzione di un qualche cosa che veniva fatto, perché questo è indiscusso, perché la gestualità è precisa in un modo incredibile, lo prendevano per il lato lungo e tramite l'occhiello lo focalizzavano dal basso verso l'alto, con un'inclinazione che oscilla tra i 15 e i 30 gradi, direttamente in posizione centrale e il probabile direzione, obiettivo, bersaglio di questo trattamento era un posto che, studiando io anatomia fisiologica e topografica,
e va in direzione di due organi, appunto, l'ipotalamo e l'epifisi. Noi sappiamo che i testi geroglifici dicono che questo trattamento dell'anca entra nel naso e prosegue oltre. È chiaro che tutte le raffigurazioni che ci sono arrivate dell'anca, esattamente come questa che ci fa brillantemente vedere, non entra fisicamente, anche perché povero faraone, perché questo trattamento viene sempre fatto ai faraoni come fenomeno correlato alla sua incoronazione, cioè fin quando era un principe ereditario, non poteva fregiarsi di questo tipo di trattamento. Quando diventava re, gli venivano dati lo scettro, l'echa e il nechè che portava incrociato come simbolo della magia e del potere della pastorizia e dell'agricoltura e della capacità di governare gli elementi. E cosa faceva? La divinità, qualsiasi essa fosse, gli faceva questo irraggiamento. I geroglifici dicono entrava dal naso, ma che è chiaro che un occhiello di queste dimensioni non può entrare nel naso, perché chiaramente, povero faraone, che si sarebbe dovuto beccare concretamente. Quindi nel naso c'entrava qualcos'altro, diciamo vibrazioni, diciamo energia vibrazionale, non lo sappiamo, però era un rituale conclamato che un'attivazione tramite l'ANC andava a colpire o l'ipofisi o l'epifisi con raggio direzionale di quello che possiamo dedurre. Quindi l'occhio di Horus poteva essere una, diciamo, manifestazione dell'epifisi, cioè della ghiandola pineale che secerne la melatonina, non si può escludere. È chiaro che non possiamo manco certificarlo, perché noi abbiamo fatto solo un'analisi di anatomia topografica sulla direzione dell'atteggiamento. Ogni faraone per governare doveva ricevere un trattamento di attivazione tramite l'ANC. Guarda Massimo, se ti va, tra i vari, diciamo così, presupposti, iniziative per il prossimo anno, torneremo anche a parlare dell'occhio di Horus, dell'occhio di Ra, dei principali simboli, perché vedo che c'è un gran desiderio, anche inconscio delle persone, di saperlo. Talmente hanno voglia di saperlo che ne sono in qualche modo ossessionati, finiscono per di disegnarlo, acquistarlo, averlo, guardarlo, quindi anche in persone non sospette, perché è chiaro che chi magari è già su questo canale perché ha l'interesse, però vedo che sono elementi e nozioni che interessano veramente a tutti e che a parer mio sono fondamentali. Allora, io direi in regia, fra l'altro un grazie anche a tutta la chat. Se ci sono domande, vediamo se riusciamo a passarne qualcuna e poi vediamo un pochettino. Allora, bellissima questa domanda. Portali veri e propri ne sono mai stati trovati? Allora, anche qui, concretamente no. Però ci sono alcune leggende metropolitane che direbbero che in, diciamo, Babilonia, nell'odierno Iraq, qualche cosa potrebbe essere stato trovato. Non si può sapere perché chiaramente è un'indiscrezione che è stata smentita facendo il solito lavoro di cover-up o di altri particolari assolutamente incredibili e quindi poco verosimili, cioè con la solita attività di debunking. Quindi non possiamo dire questo. È chiaro che se questa cosa fosse vera, vuol dire che comunque ci si sta lavorando da tempo per riuscire ad attivarlo. E d'altro canto, la faccenda del film scusate, Stargate potrebbe anche essere, diciamo, riferita a un qualche cosa che potrebbe corrispondere alla verità, che qualche cosa di questo tipo sia stato trovato. È chiaro che chi l'ha trovato, chiaramente, ha a che fare molto concretamente con gli Stati Uniti, e noi sappiamo che gli Stati Uniti non ti dicono nulla, però non si può escludere che qualche cosa sia stato trovato. In Egitto, apparentemente no. Però anche lì non si può escludere perché chiaramente se fosse stato trovato, pensate che ve lo direbbero? E questa è un'altra domanda che la risposta è sicuramente no.
E infatti anche il film stesso racconta di come in realtà sia stato trovato diverse decine di anni prima di quando poi è stato, si ambienta la storia. Ipoteticamente possono portarci anche in altre dimensioni, penso che abbiamo in qualche modo risposto, no, Massimo? Sì. Sì, diciamo Ok. che la, il concetto dei wormhole applica in due dimensioni, cioè o ci spostiamo nello stesso tempo, teoricamente, in due luoghi diversi, o restiamo nello stesso luogo e ci spostiamo nel tempo. E i due concetti possono essere verosimili, staccati o simbiotizzati insieme, sinergizzati. Ci chiedono, noi parliamo spesso insieme a Nicola di Atlantide, sì, era proprio quello che stavi facendo vedere, Mesbet. Quindi ovviamente anche questo sarebbe frutto di un'altra puntata a parte, ma collegamento fra Egizi e Atlantidei. Allora, anche lì molto interessante. Chiaramente quello che vi dico, gli egittologi direbbero non è vero niente, ma questo non ci stupiamo. C'è un termine e ci sono anche dei riferimenti letterari molto precisi con un luogo che gli egittologi collocano all'interno del Mediterraneo. In realtà sembrerebbe che questo luogo non fosse all'interno del Mediterraneo, ma fosse nell'Oceano Atlantico, che era abbinato a quello che tu in parte hai detto anche poco fa, parlando del Gange, come se fosse anche il Nilo, perché noi sappiamo che il Gange e il Nilo sono due facce della stessa medaglia cosmologica. Perché anche il Nilo veniva considerato come un oceano in generale che circondasse tutto l'orbe terracqueo. Quindi anche le funzioni dell'oceano, in quanto tale, potevano essere considerate come un aspetto del Nilo in quanto tale. Tant'è vero che loro lo chiamavano Shin-Ur, grande cerchio, riferito a questa massa di acqua che circondava tutta la terra conosciuta, all'interno della quale noi sappiamo, a parte dell'Africa nord-orientale, c'era appunto l'Egitto. Ebbene, questo termine, che è relativamente importante, si chiamava Haunibu, cioè abitatori delle terre basse, delle terre paludose, visto i geroglifici che contiene. È molto verosimile che in una forma molto molto antica gli egizi sapessero dell'esistenza di antichi popoli connessi a un luogo posto nell'Oceano Atlantico. È chiaro che poi noi sappiamo, e questo è un dato di fatto etnologico diffuso, che dopo la distruzione di Atlantide, di cui noi sappiamo che parlano in Platone, sia il Timeo che il Crizia, e volevo anche dire un qualche cosa riferito ad alcuni critici, tipo Cicape Affini, che dicono che Platone, quando parla di Timeo, dove racconta la storia di Atlantide, dice delle sciocchezze o dice delle cose assolutamente campate per aria, come se fossero dei sogni. Allora, io invito questi signori ad andare a fare un salto nelle stanze della Segnatura di Raffaello in Vaticano, dove c'è la scuola di Atene. Noi sappiamo che è un grosso dipinto a tutta parete, dove Raffaello dipinge anche se stesso, dove al centro della scuola di Atene viene raffigurato Platone con il dito verso l'alto, visto che lui si occupava molto di questi fenomeni connessi con l'iperurania e con l'aspetto metafisico in generale, affiancato ad Aristotele che invece ha il dito verso il basso, riferendosi a cose connesse con la physis, con la natura umana. Ebbene, noi sappiamo che Platone ha scritto decine e decine di composizioni, i 10 volumi della Repubblica, tutti i dialoghi dove parla con Socrate. Ebbene, Raffaello, nelle stanze della Segnatura, gli fa mettere sotto il braccio destro un libro con la copertina verde, un solo libro, e questo libro è il Timeo. Guarda caso, l'unico libro, insieme al Crizia incompiuto, in cui parla di Atlantide. Ma guarda un po', cioè se il Timeo raccontasse delle sciocchezze, il signor Raffaello, che chiaramente aveva delle informazioni molto precise, perché se ha fatto così aveva qualcuno che gli ha detto di fare così,
Questo vuol dire che nel 1500, in ambito Vaticano, il Timeo, che parla di Atlantide, era il libro di riferimento di Platone, alla faccia che dicesse delle sciocchezze. Chiusa parentesi. Quindi, quando si parla di questa situazione, noi sappiamo che dopo la distruzione di Atlantide c'è una vera e propria, diciamo, fuga. Da una parte vanno in, diciamo, nella regione parte dell'America settentrionale, molto nell'America centrale, noi pensiamo anche il termine azteco, Aztlan, c'è una Z di più come ambito fonetico, ma è Atlan, cioè sono transfughi di Atlantide. Ed è possibile che gli Aunevo, profughi di Aunevo, appunto della vecchia Atlantide, siano entrati dentro il bacino del Mediterraneo e abbiano colonizzato delle terre, tra cui per esempio anche la Sardegna, in cui troviamo molte volte, correttamente secondo me, molti cultori del folklore della Sardegna, che dicono che sono eredi di Atlantide. E io dico, è vero, ha ragione, hanno ragione di dirlo, perché sono eredi dei transfughi di Atlantide. Ora, che la Sardegna fosse Atlantide, direi proprio di no, perché Platone, di cui abbiamo visto l'importanza che aveva per Raffaello, parlava di un qualche cosa che erano nell'Oceano Atlantico. E d'altro canto, gli stessi antichi egizi parlavano che gli Aunebut, gli abitatori delle terre basse, i signori delle terre basse, erano all'interno dello Shinur, il grande cerchio, questo Nilo celeste che scorreva e abbracciava tutto l'enclave della terra. Quindi a quel punto l'Oceano Atlantico era una manifestazione del Nilo celeste. Quindi vediamo che tutto collima. Quindi anche l'idea di Atlantide, che Platone ci dice essere scomparsa nel 9000 a.C., quindi non ci sono fonti egizie di quel tipo lì. Per cui è verosimile che loro sapessero di questo tipo di situazione, ma è chiaro che fossero a conoscenza dell'esodo che ci sia stato dalla distruzione di Atlantide, che sono arrivati in vari popoli e loro chiaramente avevano a che fare con popoli che stavano nel bacino del Mediterraneo. I cosiddetti portatori di RH negativo. E su questo appuntamento alle prossime puntate insieme. Io non voglio abusare del tuo tempo, anche perché abbiamo cominciato 2 anni fa con puntate intorno ai 40 minuti, 45. Adesso siamo intorno all'ora e mezza di media. Però per fare un po' un adeguamento soft, direi che un'ora sì. E 20 possano bastare. Quindi io ti ringrazio, certo. Massimo, dove ti possiamo trovare, dove possiamo acquistare e quali libri ci vuoi consigliare dei tanti che... Sì, nel senso, io ho scritto 2 libri in cui adesso sto occupandomi di un riassemblamento con altro materiale, che sono Stargate, il cielo degli Egizi e la porta degli dei, e poi ho scritto con Mauro Bilino le porte degli Elohim. Dove ti possiamo contattare? Possiamo contattare, sì, non ho un sito di riferimento, se magari fate riferimento poi a voi per la raccolta di eventuali email, io posso rispondere, diciamo, appena ho la possibilità, alle mail di chi mi fa rivolgere la domanda. Ecco, oppure poi ci sono molte mie conferenze su YouTube, perché più o meno poi, insomma, alla fine non è la prima volta che parlo di questi argomenti, a volte anche con lo stesso tempo, perché vedi, poi sembra un caso, però è come un argomento che ne tira fuori un altro. E a quel punto lì, visto che uno c'è, dice, guarda, approfitto, scusa, mi scuso un po' per quella cosa che ho detto su Platone di Timeo con Raffaello, però era un qualche cosa, come si suol dire, un piccolo rodo dentro che mi porto dentro, e quindi appena ho avuto la possibilità è venuto fuori. Grazie anche a tutti voi in chat, fedelissimi veterani, abbonati, direi che tra l'altro siamo anche prossimi al traguardo dei 50.000. Non cambia molto dai 49.900, ma fa scena sapere di essere a 50.000 e di concludere così il 2022. Vi aspetto, fra l'altro, anzi, vi do anche un indizio. Se siete appassionati di Atlantide, io ho postato anche un fermo immagine di un cartone animato per bimbi, che è Mago Merlino, quindi La Spada nella Roccia. In questo fermo immagine c'è il Mago Merlino che parla con Semola. Io l'ho messo sia come storia di WhatsApp per chi ha il mio numero, ma l'ho messo anche su Instagram come Gianluca Lamberti o come Facciamo Finta Che. Guardate bene il mappamondo, perché secondo me c'è un indizio che... Io ho postato la foto senza dire niente. Io, se fossi voi, l'andrei a riguardare, perché secondo me molti l'hanno vista, ma pochi hanno colto. Detto ciò,
un abbraccio, grazie di cuore a tutti voi, il buon Mesbet in regia, Massimo Barbetta, appuntamento alla prossima, e per festeggiare il Capodanno domani 31 parliamo della legge dell'ottava, parliamo del segreto del tempo insieme a Proclamato con una puntata speciale per salutare il 2022. Grazie di cuore a tutti, appuntamento alla prossima, promo sigla. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.